Buonasera a tutti, colgo l'occasione per ringraziare di questo invito che abbiamo accolto di buon grado come un'opportunità per parlare di qualcosa che sta a cuore al Circolo Bergamasco di Generazione di Provita e Famiglia di Bergamo. Noi siamo un'associazione apartitica e andiamo ovunque ci invitano. Questa sera avremmo potuto parlare di tantissime tematiche insieme, spero ci saranno ancora comunque altre occasioni. Per lasciare lo spazio a tutti i relatori, ho fatto una scelta e vi porrei all'attenzione un sito che si chiama Bambini e Genitori Bergamo. Questo sito perché me ne parlo? Perché è un sito abbastanza importante. E ci sono tantissime persone iscritte a questo sito e sono tantissimi i bergamaschi che hanno dirette informazioni dal sito. Chiunque è iscritto riceve continuamente delle newsletter e si sta parlando di un target, sono genitori, formatori, insegnanti, educatori. Questo sito ha il patrocinio del Comune di Bergamo. E quindi in sostanza io avrei portato anche poi da farvi visionare al termine dell'incontro una newsletter che risale all'aprile 2018. Questa newsletter si chiama Identità e Genere. Ecco, ripeto, queste newsletter arrivano a tantissimi bergamaschi, educatori, genitori e formatori col patrocinio del Comune di Bergamo. In questa newsletter vengono visti in chiave negativa il maschietto e la femminuccia come stereotipi creati dalla società. Il maschietto costretto a ruoli rigidi e duri anche nelle relazioni, si dice così nella newsletter, e le femminucce relegate ad un ruolo di accudimento e cura, così come negativamente vengono visti i giochi regalati ai bambini e alle bambine. Vi vado a leggere una frase tratta dalla newsletter, quindi dopo aver visto in chiave negativa quello che ho appena detto, si chiedono su cosa potremmo interrogarci per avere un atteggiamento critico e difendere le nostre bambine e i nostri bambini, per permettergli di essere e diventare le persone che sono e non l'immagine scimmiottata e ingabbiata di un uomo e di una donna. Quindi l'uomo e la donna visti come un'immagine scimmiottata e relegati in ingabbiamento. In calce alla newsletter si segnala l'Associazione Orlando e il Festival di Orlando e tra poco torneremo su questo argomento. Un'altra newsletter, sempre da questo sito, di gennaio 2019. Il titolo è Rosa o Azzurro? Sempre con il patrocinio del Comune. In questo caso si fa riferimento al Natale. Cioè si rende noto sulla newsletter che c'è un gruppo di formatori che sta approfondendo gli studi sul rispetto delle differenze di genere. Cioè vengono messe in discussione gli acquisti che per Natale si fanno ai bambini e alle bambine. Viene contestata addirittura la scatola rosa per le bimbe e azzurra per i maschietti perché è stereotipante. Vengono contestati i giochi stessi. Cioè, ad esempio, qui c'è l'elenco e lo lascio a disposizione di chi lo vuole visionare. Ad esempio si contesta che si regali a un bimbo un microscopio o a una bimba una fabbrica che produce rossetti e profumi. Quindi loro stessi sulla newsletter consigliano di invertire i ruoli e invertire i regali. Nella circolare si segnala chiaramente, vado a leggere, la riflessione come operatori e operatrici dei servizi per l'infanzia del Comune di Bergamo continuerà attraverso la collaborazione con l'Associazione Immaginare Orlando e la cooperativa Impresa Sociale HG80 attorno al tema dell'educare alle differenze in un percorso formativo che coinvolgerà in momenti e in modi diversi educatrici ed educatori dei nidi comunali accreditati, ludoteche comunali in collaborazione col consorzio Solco Città Aperta e gruppi di discussione per genitori del Comune di Bergamo.
Faccio anche presente che di recente siamo venuti a conoscenza di un progetto che coinvolge le biblioteche. In questo preciso momento, proprio oggi, alla Biblioteca Comunale di Lembro c'è una mostra sponsorizzata da Orlando da Scosse, che è un'altra associazione, e vengono promossi fino al 25 di maggio libri destinati alle scuole medie. Questi libri sono della casa editrice 7-9, che noi conosciamo abbastanza bene. Questa casa editrice fa parte di una rete molto grande che vi invito anche a cercare in maniera voi autonoma su internet. Si chiama Educare alle Differenze. È una rete composta da più di 300 associazioni promotrici con una decina di corsi di formazione atti a ricontestualizzare e contestare il maschietto e la femminuccia, questo sul territorio. Come si traduce tutto questo che stasera vi ho raccontato nella nostra città? Si traduce con segnalazioni che riceviamo da tempo, da insegnanti e genitori. Sono segnalazioni che ci dicono apertamente che questi libri, che non vi elenco, ma ci saranno comunque altre occasioni, o i miei contatti sono a disposizione se vorrete, questi libri sono presenti realmente, sono letti realmente, addirittura sin dalla scuola materna. Cioè, come detto nella newsletter che vi ho letto prima, questo team di formatori che a Bergamo sta aggiornandosi sull'educare le differenze è davvero presente ed è in azione, sta lavorando. Poco tempo fa c'è stato il Festival di Orlando, tanto promosso sia dal Comune di Bergamo che dagli organi di stampa principali bergamaschi, che non di meno dal sito importante, molto, molto seguito, Bambini e Genitori Bergamo. La prima serata di apertura di questo festival è stata di un poco folle. Vado a darvi una rapida descrizione di questo evento per stare un attimino anche nel tempo. Allora, il 3 maggio scorso è andata in scena uno spettacolo in cui la protagonista, anche denudandosi totalmente, attraverso la musica e la scenografia del suo corpo, ha narrato la storia di un cambio sesso con ospedalizzazione, terminata con stralci di vita conquistata e di totale libertà, che hanno condotto questa giovanissima protagonista, che ci hanno tenuto a raccontare la sua storia sin da bambina, quindi con dei lineamenti mascolini e con questo suo desiderio di non essere femminuccia. Questa giovane protagonista, quindi con l'ospedalizzazione ormai diventata un ragazzo, ad avere felicemente rapporti sessuali occasionali con dei camionisti, facendo autostop per vivere questa conquistata libertà, proseguendo con l'essere ingaggiata in un nightclub in cui poteva finalmente, secondo lo spettacolo, essere un sirenetto. Si è narrato la bellezza, ve lo metto tra virgolette, di sentirsi guardati e desiderati da sconosciuti, nonché dall'uso smisurato di droga per poter svolgere questa attività meglio. Spesso si è nominata l'LSD durante lo spettacolo in chiave positiva. Il concetto di famiglia che emerge da questo spettacolo è costantemente una famiglia opprimente. Si è fatta blasfemia e si sono ripetuti spesso, di fronte ad una platea piena di uomini, di donne, di ragazze e di ragazzi, concetti politici che richiamavano Marx e Lenin. L'essere LGBT, QI, è stato accomunato all'essere lavoratori proletari. Frasi ripetute spesso come ognuno di noi è molte cose, sia uomo che donna, sia animale che pianta. Spesso sono state mostrate parti intime anche di un cavallo, nella fattispecie l'eterna. L'attrice ha dichiarato di sposare totalmente ogni cosa rappresentata in scena. Le scene della sua fisicità sono state forti, abbinate ad una scelta musicale che facesse leva, come spiegato da lei stessa, sulle emozioni. Si è giocato sul suo viso molto mascolino, ripreso da vicino, con smorfie, mentre parlava con una voce dolce e femminile. Per non parlare del petto, ripreso spesso, mascolino, nuda, con lei stessa che si fa del male, in una scena specialmente in cui si muove a tal punto da far vedere le sue costole, stritolarsi i capezzoli in maniera
fortemente e fastidiosamente violenta. L'attrice, come dicevo, spesso nuda, non ha tralasciato nemmeno di utilizzare le parti intime nella rappresentazione con lampade colorate e bombolette spray per creare gli effetti necessari allo spettacolo. Il pubblico era in delirio, ci sono stati minuti di standing ovation, il pubblico è stato grato che l'attrice nella comunicazione finale con il pubblico si rivolgesse al femminile, solo ed esclusivamente al femminile, come se avesse di fronte solo donne. L'assessore all'istruzione del comune di Bergamo ha dichiarato, a seguito di un'interrogazione comunale sui progetti per bambini sponsorizzati dal sito del comune di Bergamo e da questo sito Bambini e Genitori, in collaborazione con Orlando, ha dichiarato che il gender non esiste e che proseguiranno la collaborazione con Orlando. A questo punto non resta che domandarci cosa possiamo fare per tutelare la libertà dei nostri bambini, specialmente se queste letture, questi progetti partono sin dalla materna, nella totale non conoscenza delle famiglie. Purtroppo, faccio una piccola parentesi, rileviamo come l'intensità del messaggio salga, cresca man mano cresce l'età dei bambini. Le segnalazioni che ci arrivano dalle medie, dalle superiori, sono molto più forti, perché se alla materna si parte con i libri perché hai due mamme, i miei due papà, tutti i tipi di famiglie con cui si destrutturano quelle piccole grandi certezze dei bambini, del maschietto, della femminuccia, della famiglia composta da un papà, da una mamma, dai figli, man mano si sale con l'età, quei film che somministrano ai ragazzi sono certamente più forti. Noi dal canto nostro, dal nostro piccolo, ci stiamo mettendo in contatto con le associazioni del territorio. Tra genitori sta nascendo una rete di famiglie che vogliono essere informate, vogliono essere protagoniste nell'educazione dei figli, anche nel mondo scolastico, specialmente in materie così delicate, divisive, sensibili e intime. E ci stiamo mettendo in contatto anche con le realtà politiche che ci aprono un contatto, che aprono comunicazione con noi, che in qualche volta ci aiutano anche, come di recente appunto l'interrogazione comunale, abbiamo qui la dottoressa Pecce, che chiedevano appunto in comune informazioni su questa collaborazione tra l'assessore all'istruzione e Orlando, ma specialmente, se non sbaglio, anche la spesa pubblica, quanto ammontasse, perché poi appunto si parla di spesa pubblica. Vi ringrazio e sono a disposizione anche alla fine per qualsiasi informazione, per farvi visionare il materiale. Grazie a tutti.